Sì, così è il guy delle mani magiche. Ti aumenterò il salario. La ringrazio, padroncino. Il pranzo è servito, signorino Wing. Eccellente. Gli Aerosmith sono arrivati. Temo che per oggi non sia possibile, signorino. Credo che abbiano un concerto in Europa. Non fa niente. Tanto sono di cattivo umore oggi. Posso avere il permesso di telefonare ai Jumper, signorino? Eccellente idea. Grazie, signorino. Sai qual è la cosa peggiore dell'essere molto ricchi, Jim? No, signorino. Nemmeno io. Ciao, nonna. Quante miglia hai percorso? 10 miglia. 10 miglia? Sono molte. La prossima volta lascerò le cavigliere a casa. È in arrivo un temporale. Bene, il prato si rinfrescherà. Hai cucinato di nuovo aragoste. Sai che mi piace cambiare. Sta zitto e mangia. Non trattarmi in questo modo. Ora per punizione farà 50 flessioni. Sì, padroncino William. E sbrigati. Dai, svegliati, Billy. Ehi, andiamo, Billy. Liam. Ehi, idiota, dammelo. Darti cosa? Il tema di fine semestre, devo consegnarlo oggi. Sì, aspetta. Non ti farò più i compiti, hai capito, Liam? È l'ultima volta. Non ho tempo di ascoltarti. Devo andare a casa dei Cook a prendere il progetto di scienze. Dammi il compito. Solo se mi prometti che non dovrò più farlo. Prometto che non ti strapperò più le orecchie se mi dai subito quel compito. D'accordo, Tiani. Molto bene. Ehi, ma è scritto a mano. Certo che è scritto a mano. La macchina da scrivere è rotta e non abbiamo i soldi per ricomprarla. Devi ricopiartela da solo. Io non ti pago per dover rifare tutto il lavoro, capito? Leon, tu non mi paghi mai. Ehi, noi abbiamo un accordo. Tu mi fai i compiti e io non ti uccido. Non insulterei mai la nostra amicizia pagandoti. Insultami. D'accordo. Sei un idiota. Ci vediamo. Mamma, papà, vorrei che foste ancora qui. Ehi, Sissi. Ehi. Ehi, piccolino. Puoi mangiare, eh? Andiamo. Buongiorno, Billy. Ciao, nonna. La colazione è pronta. Oh, cosa farei senza il mio Billy? Ci sono fiocchi d'avena, succo d'arancia, cos'altro? Toast. Toast! Ah! Sono proprio un idiota. Oh, no, non è assolutamente vero. E poi io adoro i toast bruciati. Non ne combino mai una buona. Sì, invece. Tu sai fare moltissime cose. Sì, certo, dimmene una. Te ne posso dire un milione. Sei bello, sei intelligente, sensibile e molto generoso. Tu non sei obiettiva, sei mia nonna. Oh, non lo direi mai se non fosse vero. Sei meraviglioso, ti prendi cura di tua nonna in modo esemplare. Vorrei che fosse come prima, quando avevi la drogheria e il tuo cuore non era malato. Beh, lo so, ma purtroppo la mia salute non mi permetteva più di gestire il negozio. La signora Laura mi sostituisce molto bene. Potrei abbandonare la scuola e mettermi a lavorare. Almeno avremo qualche soldo in più. Ma tesoro, sei troppo giovane. Devi andare a scuola.
Io non posso fare niente. Sono solo un povero idiota. Smettila. Dov'è il tuo orgoglio, tesoro? Tu puoi fare qualsiasi cosa. Solo che devi terminare la scuola prima. Io non voglio andare a scuola, nonna. Voglio una bici nuova, una bella casa e una massaggiatrice che mi chiama padroncino. Andiamo. Devi dirti, io sono molto coraggioso. Ho tanta fiducia e credo in me stesso. Io sono molto coraggioso. Ho tanta fiducia e credo in me stesso. Io sono molto coraggioso. Ho tanta fiducia e credo in me stesso. Billy, prima di quanto immagini, diventerai grande e otterrai tutto quello che vuoi. Diventerai ricco come Remida. E tutto quello che toccherò si trasformerà in oro, lo so. Ma nel frattempo Sua Maestà deve andare a scuola. Su, andiamo, vieni qui e abbraccia la tua nonna. Ciao, nonna. Ci vediamo dopo. Senza i tuoi genitori, per me era impossibile tenere il negozio. Ho dovuto venderlo alla signora Laura. Ciao, Anna. Ciao, Billy. Allora, ti piace la mia bici? Mio padre me l'ha comprata ieri. Cosa aveva quella vecchia? Ah, ormai era da buttare. Beh... senza offesa per la tua. Ehi, la mia bici non è da buttare, è un comodo mezzo di trasporto.